Ciao a tutti, oggi è 23 di settembre, io sono qui vicino al mio vivaio che dopo un anno insomma, da quando l'ho cominciato è diventato così, le mie piantine sono molto molto grandi, sono cresciute, c'è un po' di tutto, e però oggi faccio questo video perché sto per cominciare un nuovo esperimento con dei semi diversi da tutti quelli che ho piantato fino ad oggi. È una cosa che ho già provato l'anno scorso, che però non è andata a buon fine, e quest'anno, avendo studiato un po' di più, spero di avere risultati migliori. Pianterò i semi della rosa canina, quindi cosa farò? Li vernalizzerò. L'anno scorso li ho vernalizzati, effettivamente, però non li ho vernalizzati per tanto tempo, e invece quest'anno cercherò di tenerli per un paio di mesi almeno in frigo. E niente, quindi vi faccio vedere il procedimento, e in questi video vi mostrerò, insomma, come sta andando questo esperimento quest'anno, sperando poi di avere un bel po' di piantine a disposizione per il vivaio, anche perché quest'anno apriremo nuovi vivai. Forse qualcuno di voi se ne sarà accorto, abbiamo cambiato anche nome al progetto, siamo passati da rimboscamenti a autoctoni rimboschimento di comunità. La nostra rete di vivai casalinghi sta crescendo, e quindi nulla. Adesso dobbiamo, insomma, spingere un po' sull'acceleratore, anche perché queste piante cominciano ad essere piuttosto grandicelle e fra un po' avranno bisogno di essere messe in terra. Quindi bisogna sostituirle con altre nuove e anche con varietà differenti rispetto a quelle che abbiamo già piantato l'anno scorso. Allora, prima di tutto vi mostro i semi della rosa canina. Questi sono già stati privati della barba, della peluria che li circonda, che sembra non permetta ai semi di germogliare, quindi attenzione, va eliminata. Semplicemente insomma, facendoli seccare e sfregandoli tra le dita, poi la barba se ne va. Quindi cosa faremo? Divideremo questi semi e questi anche che io ho già fatto in due scatole. Che poi metteremo una in freezer e una in frigorifero per mantenere due temperature diverse e fare questo esperimento e vedere a quale delle due temperature il seme reagisce meglio. Sembra praticamente che il seme della rosa canina abbia bisogno di sentire fortemente il freddo, per poter germogliare. Prima il freddo molto molto forte e poi il caldo. Quindi io non ho realmente esperienza se non quella dell'anno scorso con la vernalizzazione, quindi non so esattamente che tipo di freddo vogliano ricevere, e quindi voglio provare questo esperimento. Metterò alcuni semi in frigorifero ad una temperatura quindi tra i 4 e i 5 gradi. E gli altri semi rimanenti li metterò in freezer ad una temperatura sotto lo zero, e vedrò, insomma, quale dei due reagisce meglio. Allora, praticamente prendo della carta assorbente, dello Scottex, come questo, semplice, qualunque tipo di carta va bene anche l'ovatta in realtà, la metto all'interno della nostra scatola e semplicemente lo bagno moltissimo, si deve proprio impregnare di acqua. Ok, io la rigiro in modo che non ci siano le pieghe su, elimino quindi poi anche l'acqua in eccesso, faccio cadere il più possibile. Ok. E una volta che ho fatto questo, quindi ho creato diciamo, il terreno umido dove posizionare i semi, in maniera semplice, cioè prendo i semi e ce li metto su. Ecco, all'interno dei miei semi ci sono anche delle rimanenze proprio del frutto.
della bacca ancora, della rosa canina, l'elimino. E comunque pare che la rosa canina sia difficile da far germogliare, quindi mi hanno consigliato di usare quanti più semi possibili, cioè di non mettere insomma pochi pochi semi, ma di metterne tanti, proprio perché essendo molto difficile c'è bisogno insomma di darsi più possibilità, ecco, tutto qui. Ok, quindi abbiamo messo i nostri semi all'interno della scatola, altri erano già stati inseriti in quest'altra scatola, una scatola va in freezer, l'altra va in frigo e proviamo questo esperimento. Altri semi, li conservo e li tengo, mi si è rotta però la bustina, quindi li devo salvare in qualche modo. Questi sono gli altri semi che mi rimangono, poi ne raccoglierò altri quest'anno e niente, e quindi facciamo questo esperimento, una in freezer e una in frigorifero.